Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Dopo i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative, il centro-sinistra va all'attacco del governatore Marco Marsilio, il quale ha annunciato che si candiderà nuovamente come presidente della giunta regionale. Quello delle amministrative non è un voto politico, replica testa di Fratelli d'Italia al centro-sinistra, mentre D'Alessandro di Italia Viva auspica un polo moderato liberale. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Alle amministrative hanno vinto tutti, anche gli sconfitti. A 2 giorni dall'esito dei 5 ballottaggi in Abruzzo è ora tempo delle analisi politiche. Il centrodestra ha vinto a Lanciano, il centrosinistra a Vasto, Francavilla e Sulmona, mentre il Roseto è andata al polo civico guidato da Azione. Risultati questi che potrebbero far barcollare addirittura la giunta regionale targata Marsilio. Il PD suona la fanfara. Il voto dimostra la richiesta di un'alternativa al governo della regione, ha dichiarato il segretario regionale Michele Fina. Ma Marsilio si difende. Quando sono stato eletto presidente non avevamo quei 5 comuni, ha detto il governatore. Adesso invece abbiamo anche Lanciano. Per il capogruppo in regione di Fratelli d'Italia, Guirino Testa, quello delle amministrative non è un voto politico. È impensabile che l'attività della Giunta possa avere riflessi positivi o negativi sulle elezioni amministrative. Il dato amministrativo è un dato poco politico, ma è un dato che si basa sulla bontà delle liste, sulla bontà del candidato sindaco, quindi non c'è nessun tipo di riferimento. Vorrei riportare un po' sulla terra il Partito Democratico dicendo che non è il caso di cantare vittoria perché da un lato alcuni comuni al di sopra dei 15.000 abitanti sono stati vinti dal Partito Democratico o da liste civiche, così come vorrei dire che nei comuni più piccoli, ad esempio nella provincia di Pescara, il Partito Democratico è uscito con le ossa rotte perché non ha vinto in nessuno degli 11 comuni dove si è votato. Quindi andiamo avanti con l'attività consiliari in regione, ben sapendo che oggi gli abruzzesi vogliono avere risposte sui tanti problemi che attanagliano questa regione. Da quando Marsilio governa, il centrodestra perde sempre. Questo è il commento del deputato d'Italia Viva Camillo D'Alessandro, che rivendica il ruolo di civici, centristi e liberali moderati nelle vittorie del centrosinistra. Da quando Marsilio è in regione, il centrodestra perde. È successo nelle scorse elezioni amministrative a Chieti-Avezzano, adesso in tutti i comuni sopra 15.000 abitanti. Un Abruzzo che è veramente piegata in se stessa da quando Marsilio governa e che molti treni rischiano di passare inutilmente, soprattutto in questo straordinario momento del PNRR. E ora gli occhi dei partiti sono già puntati sulle prossime elezioni regionali, che dovrebbero tenersi a febbraio 2024, e Marsilio ha già annunciato che si ricandiderà. Per allora al centrodestra unito potrebbe contrapporsi un ampio fronte che comprenda PD, 5 Stelle, Italia Viva e Azione, ma c'è tempo per consolidare eventuali alleanze. Prima nel 2022 si rinnoverà il Consiglio Comunale dell'Aquila, di San Salvo, di Ortona e di molti altri comuni abruzzesi e nel 2023 sarà la volta di Pescara e Teramo. Testi importanti questi per sperimentare ed elaborare strategie e accordi in vista della campagna regionale. Guai dare per scontato che siano percorsi naturali, cioè vincere alle comunali significa vincere alle regionali. Non è così, e per questo ci serve politica e non matematica che fa le addizioni. PD più 5 Stelle non basta. Una serie di interpellanze sono state presentate dal Partito Democratico in Consiglio regionale per sapere quando saranno pubblicati gli avvisi relativi ad aiuti economici per alcuni settori danneggiati dalla pandemia, in particolare dalle zone rosse stabilite con ordinanze del Presidente della Regione. Vediamo. Con l'interpellanza di oggi abbiamo chiesto alla Giunta regionale Marsilio che fine hanno fatto 2 avvisi molto importanti che seguono la pandemia Covid. Il primo riguarda le microimprese, anche agricole, delle prime zone rosse, quindi diciamo di Civitella, Penne, Farindola, Montebello, Pisciano Elice, ma anche la Valfino e Caldari di Ortona. Il centro-sinistra, il Partito Democratico, vuole lo stanziamento di 1.460.000 euro per venire incontro a queste imprese che non avevano potuto lavorare per le restrizioni del Presidente della Regione. 2.000 euro a piccole imprese. Sono trascorsi 500 giorni dall'approvazione della legge. 500 giorni non è stato emesso neanche l'avviso. Il secondo riguarda invece fotografi e
attività pirotecniche. Anche qui sono trascorsi 300 giorni dallo stanziamento di 700.000 euro. Non è uscito neanche l'avviso, poi ci sarà naturalmente bisogno del tempo della domanda e quello dell'istruttoria che qui in regione sappiamo che è particolarmente lungo. L'assessore Damari oggi ci ha risposto dicendoci che nel giro di 20 giorni potremmo vedere qualcosa. Noi seguiremo questa vicenda, speriamo veramente che sia così, intanto raccomandiamo a queste microimprese, ai nostri amici fotografi, di tenere duro ancora per altri 20 giorni e vedremo ancora la situazione. Tante altre regioni hanno già deliberato impegni, risorse, avvisi per cercare di aiutare gli allevatori del latte che vendono il proprio prodotto a 37 centesimi. Al litro, 3 litri di latte per un caffè e la giunta regionale non si fa assolutamente carico di queste difficoltà. E ora la cronaca, barche immatricolate all'estero e non dichiarate al fisco per un valore di 3 milioni di euro. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara ha indagato su 8 unità da diporto immatricolate all'estero ma di proprietà di soggetti residenti in Italia. Dall'inizio di quest'anno sono stati eseguiti circa 300 controlli nei confronti di unità navali ormeggiate nei porti turistici del litorale abruzzese, mirati a rilevare tra l'altro le imbarcazioni da diporto con bandiera estera. Le indagini si sono concluse con l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative che ammontano complessivamente a 389.000 euro nei confronti dei trasgressori. E poi ancora la Guardia di Finanza di Avezzano ha eseguito il sequestro preventivo ai fini della confisca per equivalente di 80.000 euro indebitamente percepiti da una società edile della città marsicana, soldi ottenuti grazie ad un contributo a fondo perduto relativo al decreto rilancio per il sostegno alle imprese in difficoltà a causa del Covid-19. Le Fiamme Gialle hanno accertato anomalie nella domanda di contributo, nella dichiarazione della differenza di fatturato tra 2019 e 2020 e immediatamente dopo l'accredito il fatto che la quasi totalità delle provvidenze sia stata trasferita dalla società immobiliare beneficiaria dell'indennità ad una di costruzioni, entrambe riconducibili allo stesso nucleo familiare. 4 gli indagati per truffa aggravata e ricettazione. Proseguiamo ancora con la cronaca. Allarme bomba a Pescara questa mattina, dove i carabinieri sono intervenuti per un pacco sospetto abbandonato su una panchina in via Italica. Il pacco è stato fatto brillare, al suo interno nessuna bomba ma batterie e un cellulare. C'è un pacco sospetto abbandonato su una panchina. Sarebbe questa la segnalazione giunta ai carabinieri questa mattina, poco dopo le 9. Così si è diffuso l'allarme bomba a Pescara, che ha attivato il protocollo delle forze dell'ordine. È successo in via Italica, all'altezza della scuola alberghiera De Cecco da un lato della strada e dell'istituto Ravasco dall'altro. Sul posto, oltre ai carabinieri del comando provinciale di Pescara, anche i vigili del fuoco, polizia municipale, gli agenti della questura e l'assessore comunale alla sicurezza Adelchi Sulpizio. Lezioni sospese, scuole evacuate e strada chiusa al traffico, mentre gli artificieri dell'arma di Chieti facevano brillare il pacco sospetto, che è stato effettivamente trovato su una panchina tra i due istituti. Una confezione in cartone, chiusa con del nastro adesivo, che all'interno conteneva delle batterie e un telefono cellulare. Nessuna bomba quindi, ma solo uno spavento per studenti, personale scolastico e i genitori che stavano accompagnando i propri figli a scuola. Al momento non sono chiare le dinamiche di come il pacco sia arrivato su quella panchina, se sia stato dimenticato o se sia stato invece lasciato volontariamente con l'intenzione di mandare un qualche tipo di messaggio per creare scompiglio o semplicemente per uno scherzo di cattivo gusto che ha creato disagio nel centro città. Nel giro di un paio d'ore tutto è tornato alla normalità, via Italica è stata riaperta al traffico e gli studenti sono tornati sui banchi. Sabato 23 ottobre si terrà a Teramo un convegno di livello nazionale sulle cure oncologiche integrate. Si tratta di terapie complementari da associare alle cure tradizionali e che migliorano nettamente la qualità della vita dei malati di tumore. L'iniziativa è promossa dall'Ordine dei Medici di Teramo, il servizio di Tania Bonici Castelli.
Da alcuni anni si parla di medicina integrata alle cure oncologiche convenzionali, tra le più richieste l'ipertermia e l'ozonoterapia. Secondo recenti studi, un malato di tumore su tre ricorre a queste terapie complementari che migliorano nettamente la qualità della vita. Eppure c'è ancora molta confusione in materia. Spesso questi trattamenti sono considerati alternativi a quelli tradizionali e quindi scartati. Ma non è proprio così. In cosa consistono queste cure? Quando e da chi devono essere prescritte? Se ne parlerà in un convegno di livello nazionale a Teramo sabato 23 ottobre alla sala polifunzionale della provincia. L'iniziativa è promossa dall'Ordine dei Medici di Teramo. La responsabile scientifica dell'incontro è l'oncologa teramana Teresa Scipioni. Le cure complementari integrate sono dei trattamenti che affiancano e possono potenziare i trattamenti convenzionali che rappresentano il fulcro dell'oncologia e sono la chemioterapia, la radioterapia o la chirurgia. Queste altre metodiche possono migliorare la qualità di vita del paziente, quindi a tollerare meglio i trattamenti convenzionali e anche potenziare questi trattamenti. Spesso però c'è questa idea dell'alternativo, quindi non vengono consigliati, non vengono prescritti, ma chi può prescriverli? Allora non può prescriverlo il primo che legge su Facebook che cos'è l'omeopatia, la fitoterapia, l'ozonoterapia o l'ipertermia e prescrive. Ci sono dei professionisti che fanno proprio questo, che si aggiornano, come per le chemioterapie esiste l'aggiornamento, le pubblicazioni scientifiche, sono tutti trattamenti che hanno un fondamento scientifico con delle sperimentazioni, con delle pubblicazioni. Quali sono in concreto queste cure integrate? Allora, le cure integrate sono tante, quindi abbiamo la fitoterapia, l'omeopatia, ma poi abbiamo anche l'ipertermia che è un trattamento che facciamo anche noi, siamo riusciti ad introdurlo nel sistema sanitario nazionale qui a Teramo che è un trattamento col calore e va ad aiutare anche qui sia la chemioterapia che la radioterapia. Poi abbiamo l'ozonoterapia, avremo il professor Izzotti da Genova dell'IRCS, dell'Istituto Tumori che si occupa di genetica, di prevenzione dei tumori, ma è importante anche lo stile di vita come terapie integrate e in aiuto alla chemioterapia. Infatti si parlerà anche di alimentazione non solo durante la chemioterapia, ma anche alimentazione come prevenzione dei tumori. Bollettino Covid odierno, sono 54 di età compresa tra 5 e 82 anni i nuovi casi di positività al Covid registrati in Abruzzo e che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 81.994. Risultano dall'esame di 3.430 tamponi molecolari e 9.122 test antigenici. I 54 nuovi casi hanno questa provenienza: 23 dalla provincia dell'Aquila, 10 da quella di Chieti, 17 per riallineamento dalla provincia di Pescara, 9 da quella di Teramo. In calo di una unità il numero dei fuori regione, meno 4 quelli per cui sono in corso le verifiche. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2.557. Il decesso recente si riferisce a un 89enne della provincia dell'Aquila, il secondo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla ASL. Nelle ultime 24 ore si registrano 34 dimessi guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.311, più 18 rispetto a ieri. I ricoverati sono 52 in area medica, meno 4 rispetto a ieri, 4 in terapia intensiva, invariato rispetto a ieri, mentre gli altri 1.255, più 22 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Evitare assembramenti al di fuori dei locali e preservare la quiete pubblica nelle ore notturne. Da domani ad Avezzano entra in vigore l'ordinanza anti-bivacco, ne parla il consigliere comunale Carmine Silvani. C'è un'incongruenza tra ciò che si verifica di giorno e ciò che si verifica di notte, dove c'è anarchia completa, dove non ci sono proprio delle misure restrittive che regolano l'antiaffollamento e l'antiassembramento, il distanziamento sociale e indossare la mascherina. A seguito delle numerosissime sollecitazioni da parte dei residenti, dei commercianti, dietro queste sollecitazioni siamo andati a fare dei sopralluoghi di notte. L'ordinanza è dal 21, quindi da domani fino al 30 di novembre e poi voglio specificare anche una rettifica, cioè
dal lunedì al giovedì gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti possono somministrare fino alle 12.30 con conseguente chiusura alle 12.30. Dal venerdì alla domenica la chiusura degli esercizi e la somministrazione contestuale è dal 1.30 fino all'1.30 per la riapertura alle 5 del mattino. Quindi non c'è più quella differenziazione, la somministrazione fino all'1 e la chiusura dell'esercizio fino all'1.30. No, fino all'1.30 è possibile somministrare e a seguire chiudere il locale. Dopodiché dall'1.30 alle 5 del mattino c'è il divieto di assembramenti e di affollamento, proprio per le misure anti-Covid, proprio per anche rispettare i diritti dei residenti della città di Avezzano, quindi non parlo di qualche quartiere, ma di diversi quartieri della città di Avezzano, che hanno il diritto di dormire e di rispetto della quiete pubblica. E proseguiamo con il nostro TG con questa notizia che riguarda il comune di Chieti. Fabio Stella, 49 anni di Chieti, il nuovo assessore del Movimento 5 Stelle al posto di Giancarlo Cascini, che ieri si è dimesso per via del suo impegno professionale molto gravoso come medico di base. Stella negli ultimi anni ha rivestito il ruolo di capo segreteria nei governi Conte 1 e Conte 2 per il Ministero della Cultura ed è alla sua prima carica amministrativa a Chieti ed ha avuto dal sindaco Diego Ferrara le deleghe a sanità, pari opportunità, TSO e randagismo. Il Comunale di Teramo ieri sera ha ospitato il concerto dell'Orchestra Sinfonica della Radio e Televisione di Kiev in occasione dell'inaugurazione della stagione dei concerti della Primo Riccitelli. Vediamo il servizio. Oltre 85 anni di attività e di grandi successi in tournée realizzati in tutto il mondo, l'orchestra RTV Kiev ha inaugurato la stagione concertistica della Primo Riccitelli. Al pianoforte, sotto la direzione del maestro Volodir Sheiko, Giuseppe Andaloro, considerato uno dei maggiori artisti della sua generazione. Finalmente suonare dal vivo ci dà la forza di nuovo di credere in qualcosa di superiore, qualcosa di bello che dobbiamo assolutamente dare alla gente e dobbiamo cercare di condividerlo il più possibile, perché l'arte, la musica salva il mondo e dà senso alle nostre vite. Qualsiasi persona di qualsiasi estrazione sociale, povera o ricca, se non si nutre di bellezza, non credo che stia vivendo una vita interessante. Al Comunale di Teramo sono state proposte alcune delle composizioni di Gershwin, Gold e Dvorak. Siamo davvero contenti di poter avere questa opportunità dopo tanto tempo, di poterla avere con questo concerto, che è un concerto di grande spessore, molto affascinante, non un concerto di nicchia. Siamo contenti di vedere che la gente comunque viene, anche forse più delle aspettative, visto che praticamente è la prima volta che a Teramo si riapre in un luogo come il Comunale, e siamo contenti però appunto di farlo al Comunale. È arrivata la possibilità di tornare a visitare questi luoghi, a far vivere questi luoghi al 100% della propria capienza. Oggi è un giorno di ripartenza per il Comune di Teramo, per tutta la comunità teramana. Ed ora lo sport. Dopo quello di Veroli di 20 giorni fa, nuovo caso di positività di un tesserato del Pescara. Come se non bastassero i problemi, dopo la sconfitta con il Modena di ieri sera è arrivato anche un nuovo contrattempo Covid nelle ultime ore in casa abruzzese, a 3 giorni dalla delicata gara di Siena, dove la formazione di Gaetano Auteri dovrà riscattare il KO con gli emiliani. E a proposito della sconfitta di ieri sera in casa contro il Modena per 2-1, vediamo il servizio di Paolo Renzetti.
Una Pescara impalpabile e mai veramente in partita cade per 2-1 all'Adriatico con il Modena al termine di 90 minuti in cui la squadra di Gaetano Teri è stata assente e ingiustificata. Male i biancazzurri per tutti i 90 minuti al cospetto della squadra di Tesser, padrona del campo per larghi tratti di gara. I due gol subiti non fanno quasi più notizia, l'inconsistenza dell'attacco abruzzese sì. Auteri senza lo squalificato Cancellotti manda in campo Frascatore in difesa e Zappella a centrocampo sull'out di destra. In attacco si rivede Clemenza con Ferrari e De Marchi. I gialloblu rispondono con il 4-3-1-2. Agli ordini di Monaldi di Macerata l'avvio di gara vede un buon approccio dei biancazzurri con un brivido già al primo minuto con Gagno chiamato alla parata a terra. Al quinto Ledian Memusciai calcia dei 20 metri con la palla che termina sopra la traversa, ma è il classico fuoco di paglia perché trascorre appena un minuto e al primo affondo gli ospiti passano con Mosti che dopo una buona giocata di Ogunseye trafigge Di Gennaro per il vantaggio modenese. Brutto colpo per il Delfino che accusa la rete subita e rischia ancora al 14esimo quando l'ex monzese Armellino in area di testa non riesce ad incornare bene permettendo al portiere pescarese di bloccare. I biancazzurri stentano a riorganizzarsi e al 21esimo Ogunseye, ancora lui dopo un'azione di contropiede, calcia di poco al lato. Al 26esimo c'è però un lampo del Pescara con Zita che dopo un'azione elaborata crossa in area per Ferrari che controlla la sfera e di potenza batte Gagno per l'1-1. Parità e Pescara rinfrancato. Ora sono infatti gli abruzzesi a fare la partita prima della colossale ingenuità di Llanes che al 41esimo si fa superare da Giovannini atterrandolo platealmente in area. Rigore netto con Ogunseye che spiazza Di Gennaro per il 2-1 ospite con cui si chiude il primo tempo. La ripresa inizia con gli emiliani in avanti, al 13esimo ancora lo scatenato Ogunseye in area abruzzese sfiora di poco il bersaglio grosso. Al quarto d'ora si fa male De Marchi per il Pescara e Auteri cambia modulo mandando sul terreno di gioco Bocic e anche Giambò al posto dell'attaccante ex Virtus Verona Enzita. Il Delfino però annaspa e non si rende mai veramente pericoloso con gli ospiti in controllo totale della partita. Al 17esimo gialloblu in avanti con Mosti che impegna Di Gennaro che riesce a salvare. Al 23esimo ancora Modena intraprendente con Azzi. Non è serata però per il Pescara mai veramente insidioso dalle parti di Gagno che prova un brivido solo al 41esimo dopo un tiro cross di Bocic. Troppo poco per il Pescara. Gli ultimi minuti ed il recupero non regalano ulteriori emozioni con gli abruzzesi che escono dal campo tra i fischi dei propri tifosi con la seconda sconfitta casalinga. Questa volta sì meritata e che apre scenari forse imprevisti a pochi giorni dalla sfida dell'Artemio Franchi di Siena. Quinto risultato utile consecutivo per il Teramo che esce indenne dallo Zecchini di Grosseto, vantaggio mare in mano con Arras nel primo tempo, nella ripresa entra Azio Smanovic e il Montegrino firma in ripartenza la rete del definitivo 1-1. Jacopo Forcella. E sono 5. Il Teramo incassa il quinto risultato utile consecutivo in casa del Grosseto e, come è stato a Lucca, lo fa risalendo da una situazione di svantaggio. Lo fa anche con Cristian Azio Smanovic, che tuttavia va in panchina all'inizio perché la sorpresa è l'impiego di Didio dal primo minuto sulla sinistra del fronte offensivo, con Bois che invece rimane nel quartetto di difesa. C'è Rillo a sinistra, mentre Azio Smanovic, come detto, va in panchina. Davanti a completare il tridente, ovviamente, Bernardotto al centro e Malotti a destra. Grosseto confermato col modulo col trequartista De Silvestro alle spalle del duo Arras, che farà male, e dell'Agnello. Il diavolo parte bene, ma sarà solo un'impressione momentanea perché la prima frazione della squadra di Federico Guidi è davvero sottotono. Arras in avvio mette fuori un servizio di Serena, ma è al 12esimo che dell'Agnello sfiora il gol centrando la traversa dopo un cross col contagiri di Semeraro. Al 16esimo ancora Grosseto con la punizione sempre di Semeraro che lascia Tozzo immobile ma sfila fuori. Alla mezz'ora, dopo un'azione dubbia in area Serena Soprano, il fischietto della gara lungo di Cuneo si fa male e deve entrare il quarto ufficiale Gauzolino dopo 6 minuti di interruzione. Quando si riprende, minuto 42, il Grosseto passa meritatamente con Arras, il cui diagonale si infila tra tante gambe e batte Tozzo.
quarto gol in campionato per i maremmani e Teramo che va sotto meritatamente per quanto visto nei primi 45 minuti. Guidi lascia negli spogliatoi Viero e Di Dio per Azio Smanovic e Fiorani e ricomincia meglio alla ricerca del gol del pari. Al 58esimo gran destro di Mungo, respinto in maniera goffa da Barosi. Dell'Agnello dalla parte opposta in scivolata chiama Tozzo alla risposta, ma dal corner che ne viene fuori il Teramo costruisce la ripartenza ferale. Mungo, Bernardotto e proprio Azio Smanovic che supera Barosi e deposita in rete il gol dell'1-1. Una rete fulminea costruita perfettamente, un lampo che riporta il match in equilibrio per il difensore ex casertana, il primo sigillo in stagione. L'inerzia a questo punto gira inevitabilmente a favore del Teramo, che mette in campo una voglia differente rispetto alla prima frazione. Dopo la mezz'ora Guidi viene allontanato dal campo dal direttore di gara per quelle che l'arbitro valuta proteste e che invece erano solo tentativo di sbrogliare un'incomprensione tra le due squadre su una rimessa laterale. Per il Teramo piove però sul bagnato per quanto concerne gli infortuni, perché prima del termine alla lunga lista degli assenti va ad aggiungersi anche il capitano Andrea Rigoni, costretto a lasciare il campo per un problema muscolare alla coscia destra. Con il solo Surricchio a disposizione, lo staff tecnico sceglie il difensore Bellucci per congelare il risultato. Centrocampo da inventare dunque, senza Rossetti, Mungo e forse Cucurullo, l'eventuale assenza di Arrigoni sarebbe davvero troppo, ma questa sarà storia di sabato quando al Bonolis arriva la vice capolista Cesena. Per il momento il Teramo fa 5 e riparte dalla Maremma col sorriso sulle labbra. In Serie D questo pomeriggio turno preliminare di Coppa Italia a Langerini, Chieti eliminato dopo i calci di rigore dalla San Benedettese. Stefano Recanati. Il turno preliminare di Coppa Italia, dilettanti sorridi alla San Benedettese che la spunta sul Chieti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. La Samb brinda alla prima vittoria stagionale, nel prossimo turno affronterà la vincente di Porto d'Ascoli o Notaresco. Spazio alle seconde linee per entrambi i tecnici, mister Lucarelli non abdica dal 3-5-2 ma stravolge completamente i protagonisti affidandosi in porta a Matteo Forti, uno dei protagonisti della promozione in quarta serie nella passata stagione. A centrocampo prima da titolare per l'ex Vasto Girardi Francesco Mele. In avanti spazio all'insolita coppia Baldè-Sapone. Non c'è Rodia infortunato, il quale salterà certamente gli incontri contro Castelfidardo e Vastese. Così come annunciato Donati, per lui già decisivi i prossimi impegni per salvare la panchina, lascia a casa diversi titolari ad eccezione di Mendicino in campo dal primo minuto, con lui in avanti Cum, Lisi e Travallini che agisce da trequartista. I primi a farsi vedere sono i padroni di casa al sesto minuto. Bene Pietrantonio sulla sinistra, il cross in mezzo finisce poi al limite dell'area dove Mele si coordina, ma la conclusione forte manca però di precisione e Bruno mette in corner. La risposta rosso-blu arriva su azione di ripartenza. Impreparata la difesa nero-verde con Isacco in verticale che trova libero Mendicino. L'attaccante ex Lazio fa la scelta giusta nel servire Cum che ha sui piedi un rigore in movimento, ma l'errore del numero 7 è colossale. Sul proseguo dell'azione lo stesso Cum non riesce a fermare la corsa franando sul palo e la sua partita termina qui. Al suo posto entra Peroni. L'ex Matelica si rende subito protagonista di un episodio in area di rigore quando con un aggancio volante riesce a deludere la marcatura di Pietrantonio che lo atterra. Per il direttore di gara Cevenini di Siena si può proseguire. Il Chieti prova a riaffacciarsi dalle parti di Bruno con una delle poche accelerazioni di Baldè che riesce a trovare uno spazio tra le maglie della difesa ospite, ma il suo tiro da posizione defilata trova solo l'esterno della rete. Dall'altra parte ancora grandi praterie lasciate aperte dai difensori del Chieti, così ad approfittarne ancora una volta Mendicino, ma Peroni da pochi metri in precario equilibrio sparacchia alto sulla traversa. La partita non offre degli spunti particolari a parte tantissimi errori tecnici da entrambe le parti. L'episodio che però sblocca la contesa arriva poco prima del finale di prima frazione. Calcio di punizione dalla sinistra di Lisi in aria che trova la deviazione sfortunata di Dondoni con la sfera che trova una traiettoria beffarda su cui Forti non può nulla. La ripresa si apre al piccolo trotto per entrambe le squadre che provano a centellinare le forze in vista dei prossimi impegni. Il Chieti però ha un sussulto intorno al quarto d'ora quando Baldè in progressione solitaria trova il contatto in area di rigore con Lorenzoni. Per Ceverini
nessun dubbio questa volta ed assegna la massima punizione ad incaricarsi della battuta il classe 2000 Sapone, che realizza con una conclusione forte sotto il 7. Grande gioia per l'ex attaccante dell'Agnolese, che brinda nel migliore dei modi alla sua prima assoluta con il Chieti. Ancora un'amnesia però difensiva potrebbe costare caro al Chieti pochi minuti più tardi. Troppo ampio lo spazio lasciato sulla sinistra dai neroverdi, pallone che arriva in aria ma prima Travallini e poi Lisi in rovesciata non riescono ad abbattere il muro eretto dalla difesa in ripiegamento. Tremano ancora i teatini al 40esimo, Lisi illumina per Lorenzoni con la difesa colpevolmente ferma a guardare un giocatore rosso-blu a terra, ma il tiro del centrocampista è una via di mezzo tra un pallonetto ed un passaggio al portiere. Ai calci di rigore la spunta la San Benedettese grazie alle realizzazioni di Mendicino, Sirocchi, Sacco e Lisi, che regala il passaggio del turno ai rosso-blu, mentre per il Chieti fatale gli errori dagli 11 metri di Sapone e Viskovic. Chieti che esce comunque tra gli applausi dei pochi tifosi presenti all'Angelini, ma la mente è già la sfida interna contro il Castelfidardo di domenica. In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Pallavolè, il nostro settimanale dedicato al mondo della pallavolo, curato e condotto da Sergio Zappalorto. Il TG6 invece torna con la terza edizione delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.